Ciao, benvenuti e benvenuti a questo webinar di Develer. Per chi non ci conosce, Develer è un'azienda che sviluppa software e hardware in vari settori industriali. Organizziamo anche nella nostra attività numerosi eventi, come appunto questo webinar, come workshop in presenza, ma anche conferenze come GoLab e RustLab, che per esempio si sono concluse in questi giorni. Se volete rimanere informati sugli eventi che organizziamo, vi metterò ora nella chat il link per l'iscrizione alla newsletter. Questa sera è con noi Gianni Valenti, che ci parlerà di Boost Python. Benvenuto Gianni, attendiamo che Gianni si connetta con noi. Eccoci qua. Ciao Eccomi. Gianni, Ciao a tutti. vi lascio quindi con Gianni che vi dirà due parole su di lui e buon webinar a tutti e a tutte. Grazie, grazie mille, grazie a tutti e a tutte per essere qui collegati. Io mi chiamo Gianni Valenti, provo a dire due parole molto brevi su di me. Sono un ingegnere elettronico, ho un background un po' variopinto, lavoro da più di 20 anni nell'ambito dell'ingegneria, diciamo, dell'informazione. Ho iniziato come sviluppatore web quando ancora c'era Wind Infostrada, ho lavorato al portale della Community Libero. Poi mi sono occupato di elettronica, sono stato in viaggio a sviluppare le batterie al litio quando stavamo sviluppando i primi scooter ibridi, e dopodiché, per la maggior parte della mia carriera, mi sono occupato di computer vision, sia dal punto di vista dell'elettronica digitale, sia dal punto di vista dello sviluppo software. E ora, da circa un anno e mezzo, sono approdato in Develer e mi sto occupando di sviluppo C++ e Qt. Durante questo webinar vi racconterò come si può integrare il codice C++ con Python utilizzando delle librerie della famiglia Boost, dell'ecosistema Boost, che si chiamano Boost Python. Boost è una collezione di librerie open source che diciamo, molti sviluppatori in C++ conosceranno sicuramente, e diciamo, come dice anche la documentazione della libreria Boost Python, questa libreria permette l'interoperabilità tra C++ e Python. E permette in maniera molto facile e anche abbastanza espressiva la condivisione, l'integrazione del codice C++ con Python. Vediamo. Ok, prima di diciamo, inoltrarci nella descrizione di Boost Python, diciamo, vediamo quali sono le alternative. Io qui elenco alcune alternative che non sono, diciamo, senza la presunzione di essere esauriente, però giusto come esempi. Un'alternativa per integrare C++ e Python è Cython. E in questo caso il codice sorgente viene tradotto in codice C e C++, diciamo, ottimizzato, però le funzioni, le routine che si vogliono ottimizzare in C++ sono scritte in un linguaggio che è un'estensione del linguaggio Python. Poi ci sono altre librerie come C-Types che troviamo sia come modulo standalone sia come sotto parte di NumPy, se non mi sbaglio. C-Types è una estensione di Python che ci permette di invocare una
qualsiasi funzione che è esposta da una libreria, da una shared library, funziona sia con le librerie condivise su Linux che su Windows, ha il limite, nel frattempo. Ci chiedono se il webinar sarà registrato e se sarà possibile vederlo in seguito. La risposta è sì. Dopodiché, alla fine del webinar, penso che saranno condivisi i link per rivederlo. Dunque, Syntypes è un'estensione che permette di invocare una funzione arbitraria esposta da una libreria condivisa. Il limite di questo tipo di questo tipo di interazione è rappresentato dal fatto che non si possono invocare, o comunque è più complicato invocare metodi di classi, quindi la libreria condivisa deve comunque esporre una funzione, e poi la conversione di tipi, diciamo, è facile interagire con questo tipo di librerie se i tipi che vengono accettati come parametri delle funzioni e vengono ritornate le funzioni sono tipi, diciamo, di base. Un'alternativa a BusPython che a me piace molto è PyBind 11, che diciamo qui ho riportato quello che nella documentazione di PyBind 11 dicono di libreria, cioè a tiny self-contained header-only version of BusPython, quindi è una versione molto leggera, header-only, che è cosa che spesso ci fa molto piacere, di BusPython, ne condivide la sintassi, quindi quello che vediamo per BusPython vale anche per PyBind 11. La cosa, diciamo, buona è che è molto più, ha un footprint ridotto, è molto più piccola e non si porta dietro alcune delle dipendenze di BusPython. E quindi io ci ho messo una stellina perché mi sembra un'alternativa abbastanza interessante da prendere in considerazione. Sia BusPython che PyBind 11 sono distribuite con licenza open source, si possono essere usate sia per progetti open source che per soluzioni commerciali, quindi codice non open source. E quindi sono entrambe le ottime, diciamo, sono entrambe la soluzione che io sceglierei se dovessi esporre del codice C++ verso il mondo Python. Ok, iniziamo a vedere come posso esporre una prima semplice classe verso un utilizzatore, verso il mondo Python. La struttura delle cartelle, dei directory che mi sono immaginato, che ho preparato durante i miei test, prevede una directory source che è la root della parte di workspace che contiene i soggetti. Dopodiché la parte in Python è contenuta dentro un pacchetto, dentro una cartella che ho chiamato MyPackage, che è il nome del pacchetto, e mi sono immaginato che la parte invece di codice in C++ fosse contenuta dentro un'altra directory che ho chiamato MyPackage.core. Il nome core non è un'invenzione particolarmente fantasiosa. Se andate a vedere come è strutturato internamente il pacchetto, per esempio in NumPy, vedete che la parte ottimizzata del pacchetto sta in questo, diciamo, namespace core che contiene tutte le routine ottimizzate in C. Perché usare un wrapper Python? Ora, noi potremmo tranquillamente esporre semplicemente una classe in C++ come un modulo Python, però ho trovato utile costruire un piccolo wrapper in Python intorno alla classe in C++ esportata per diversi motivi. Il primo motivo è che in questo modo, se voi avete il codice Python e il codice C++
che volete far coesistere, potete farlo, no? Potete scegliere di mantenere il codice dentro un modulo Python, il codice Python che non ha necessità di essere ottimizzato, e potete farlo mantenere, diciamo, side by side con il codice C++, che invece dove avete ottimizzato le vostre funzioni. E quindi ovviamente potete ottimizzare soltanto il codice che vi interessa, non essere costretti a ottimizzare, diciamo, tradurre in C++ tutta, che ne so, una classe Python che magari avete già implementato. E l'ultimo motivo che a me è sembrato interessante è che potete aggiungere nel wrapper Python i type-ints, so. Così gli linter funzionano meglio e diciamo, potete usare i vari autocomplete degli editor, diciamo, più comuni. In particolare, per esempio, diciamo, mi è capitato di usare PyCharm e ho notato che con PyCharm si potevano importare dei moduli Python dove la classe C++ era direttamente esposta al mondo Python tramite Boost Python, e PyCharm utilizzava l'introspezione per farsi i propri file di interfaccia PYI, e quindi l'autocomplete funzionava molto bene. Con VS Code non ho trovato un'estensione che facesse questo. Quindi, diciamo, per una serie di motivi, anche per comodità, per generare la documentazione, per esempio, secondo me avere un wrapper Python intorno alla classe C++ potrebbe essere un'ottima scelta. Ok, quindi vogliamo esporre la nostra prima classe C++ in Python. Partiamo da un esempio molto, molto semplice. C'è una classe C++ che si chiama MyClass, che espone un metodo che si chiama sayHello e che non fa altro che stampare sulla console un piccolo messaggio. Quindi possiamo supporre di aver sviluppato la nostra classe e ora vogliamo esporre questa classe al mondo Python. Per farlo abbiamo bisogno di un file che io ho chiamato core.cpp, che ovviamente possiamo chiamare come vogliamo. Il cuore di questa, diciamo, di questa libreria è rappresentato da questa macro Boost Python Module, dove dobbiamo indicare il nome del modulo che esportiamo, e dopodiché possiamo elencare tutte le classi che vogliamo esportare, e non è necessario che le classi esposte in Python si chiamino allo stesso modo in cui si chiamano le classi in C++, come in questo caso io ho scelto lo stesso nome. MyClass, l'argomento del template è il nome della classe in C++, mentre la stringa MyClass è il nome della classe così come è esposta in Python. Dopodiché i metodi si possono esporre utilizzando il metodo def, così si definisce il metodo sayHello, passandogli il nome del metodo, che è quello racchiuso dalle virgolette, e poi il riferimento al metodo della classe. A questo punto noi abbiamo creato una classe che si chiama MyClass, e con un metodo sayHello che può essere vista dal mondo Python. Abbiamo detto che io ho scelto di ho fatto questa scelta di costruire un ulteriore wrapper Python intorno alla classe C++ esportata, e quindi questo è il mio piccolo wrapper. Il metodo init alloca un'istanza dell'oggetto core.myClass, che è la classe che abbiamo appena definito. E poi il metodo sayHello non è altro che un wrapper che chiama direttamente il metodo sayHello della classe in C++. L'altro file che è importante per costruire il modulo e per esporre la classe MyClass al mondo Python è il file init.py, che come vedete non è molto complicato in questo caso. E
E poi il file setup.py è il file che indica all'estensione Setup Tools come costruire il pacchetto. Come potete vedere, a parte le proprietà, quelle comuni che vengono usate quando si costruisce un pacchetto Python, quindi il nome, la versione, possiamo aggiungere la descrizione estesa, qui possiamo aggiungere tutte le proprietà che Setup Tools ci mette a disposizione. Oltre a queste proprietà, aggiungiamo un ext modules e quindi con quella class di extension noi definiamo un pacchetto che deve essere un pacchetto di file C++ che devono essere compilati. Indichiamo il nome del modulo, che in questo caso è mypackage.core, indichiamo la lista dei sorgenti, che in questo caso io recupero andando a cercare tutti i file con estensione .cpp dalla cartella mypackage.core, e poi in questo caso indichiamo le librerie con cui vogliamo linkare il nostro pacchetto compilato. In questo caso io ho bisogno delle librerie Boost Python. Questo codice è stato testato su un'immagine Docker che è stata creata a partire dall'ultima versione di Ubuntu. E quindi in questo caso io le librerie che uso sono, diciamo, basta che indichi le librerie così, semplicemente nominandole. Nel caso di compilazione su Windows la cosa potrebbe essere leggermente diversa. E potremmo dover includere, dover indicare il path dove andare a cercare sia le DLL che o i file.lib che gli header. Per chi di voi scaricherà la versione, che scaricherà queste slide alla fine del webinar, volevo segnalare che in basso a destra, in tutte le volte che faccio vedere il codice, c'è un link alla pagina o alle pagine di documentazione che secondo me sono interessanti, o comunque da cui io ho recuperato queste informazioni. Ok, una volta definito il file setup.py, non ci resta che compilare il modulo e provarlo. In questo listato ho indicato in bianco i comandi inseriti da tastiera, ovviamente. E in blu l'output dell'interprete e del compilatore, o parte dell'output quando questo è troppo lungo. Comunque, con il comando pip install source slash gli diamo il path relativo dove si trovano tutti i sorgenti del nostro modulo, e il modulo viene compilato e viene copiato tra pacchetti di Python. In questo caso, nel mio esempio, non ho usato un virtual environment, ma insomma la differenza è minima. Dopodiché si invoca l'interprete Python e poi si può importare direttamente il pacchetto, la classe, si alloca la classe, si alloca l'oggetto e si chiama direttamente il metodo sayHello, e lì quello è l'output del metodo. Una piccola nota riguardo al ciclo di vita dell'oggetto C++. L'oggetto C++ è esportato verso il Python come una classe Python, grazie alle magie che ci sono dentro tutte le macro, dentro i metodi che Boost Python ci mette a disposizione. Quindi l'oggetto C++ è allocato dal codice Python del wrapper che abbiamo visto ora nel metodo init. Quindi l'allocazione dell'oggetto C++ il momento dell'allocazione è facilmente individuabile. La distruzione è un po' meno facile da individuare, perché in Python c'è il garbage collector, quindi l'oggetto C++ è distrutto. Può essere distrutto dal momento in cui il numero di riferimenti all'oggetto è andato a zero.
però non siamo, diciamo, non possiamo essere sicuri al 100% del momento in cui il garbage collector viene, passa e quindi va a distruggere il nostro oggetto C++. Quindi, se dovete esporre verso Python delle classi in C++ che implementano dei pattern particolari, tipo il RAI, Resource Acquisition Initialization, cioè in particolare in tutti i casi in cui un oggetto C++ acquisisce delle risorse nel costruttore e le libera nel distruttore, come per esempio il lock di un mutex oppure l'apertura o la chiusura di un file temporaneo. Ecco, in quei casi non potete essere sicuri di quando l'oggetto C++ verrà distrutto e quindi in quei casi lì è opportuno esporre dal C++ dei metodi che facciano esplicitamente le operazioni di lock e unlock e magari in Python implementare i metodi enter e exit, quelli del context manager, in modo da avere un meccanismo simile a quello che avremo in C++, che avremo in C++ con costruttore e distruttore. Che acquisiscono e liberano le risorse. Ok, ora in Python però esistono non solo i metodi ma anche le proprietà e quindi supponiamo di voler esporre anche una proprietà verso il mondo Python. Quindi la prima cosa da fare è definire in C++ questa proprietà. Quindi in C++ la definiamo con un metodo getter e un metodo setter. In questo caso ho scelto un tipo che un tipo base, molto semplice, no? La stringa, quindi in C++ la proprietà name è del tipo const, char, asterisco, puntatore a carattere. Per esporre questo metodo name verso il mondo Python, invece di usare il metodo def, come nel caso di prima, del metodo say hello, usiamo il metodo addProperty. Al property gli passiamo il nome della proprietà che vogliamo esporre e poi gli possiamo passare il getter e il setter. Gli possiamo passare perché possiamo anche definire le proprietà dove, in sola lettura dove c'è soltanto il metodo getter. Quindi, una volta definita la proprietà nella classe Python, che diciamo è la classe C++ esportata verso il Python, per mantenere il pattern di prima, io vado a definire la stessa proprietà anche nella classe wrapper e quindi definisco la proprietà name con il suo getter e il suo setter che non fanno altro che settare oppure leggere la proprietà name della classe C++. Si prova questo esempio si può provare esattamente come prima. La cosa interessante è che Boost Python converte automaticamente i tipi, quindi nel caso converte automaticamente i tipi base, e per esempio la proprietà name viene vista come una stringa e quindi un puntatore a carattere da C++ viene convertito automaticamente in una stringa di Python e una stringa di Python viene automaticamente convertita in una stringa C++ e infatti funziona anche il setter, come si vede nella penultima linea. Ora, la conversione tra tipi C++ e Python è abbastanza indolore nel caso di tipi di base, però può capitare di voler esporre verso il Python dei tipi un po' più complessi, per i quali c'è bisogno di convertitori custom. In particolare, qui voglio farvi vedere un esempio di come si può esporre un puntatore C++ al mondo Python convertendolo al tipo MemoryView. In questo modo possiamo esporre delle grosse quantità di memoria dal mondo C++ al mondo Python senza fare nessuna copia e quindi in maniera anche molto ottimizzata. Ovviamente l'oggetto MemoryView è un oggetto Python che riceve, diciamo che è costruito prendendo un puntatore a una zona di memoria e un secondo parametro che è la lunghezza del buffer di memoria che vogliamo far vedere e quindi
è importante che questo buffer di memoria sia valido per tutto il tempo in cui è valido il memory view. Quindi supponiamo di voler. Io qui potevo definire una classe, potevo definire direttamente un convertitore da un tipo string view del C++. Ho preferito definire una mia classe custom in modo da, diciamo, da essere chiaro sul fatto che questa classe MyView era una sorta di view read-only a una zona di memoria. Che non poteva, che non vogliamo che sia modificata. Quindi supponiamo di avere questa classe MyView che il costruttore della quale accetta un puntatore, in questo caso a const char, è una size, quindi è una sorta di view sopra una stringa C++. E infatti è proprio così che l'andiamo a implementare. Come si riesce a convertire un tipo a informare bus Python che vogliamo aggiungere un convertitore custom per convertire il nostro tipo C++ che abbiamo chiamato MyView verso un tipo Python. Bisogna definire una struttura che io di solito, diciamo, chiamo, in questo caso ho chiamato MyView to Memory View per indicare quali sono i tipi tra i quali agisce. E poi bisogna aggiungere un metodo statico convert che serve, che viene utilizzato direttamente da Boost Python per convertire un oggetto di tipo MyView verso un oggetto Python. La funzione PyMemoryView from memory è una funzione che le librerie Python mettono a disposizione, non è di Boost Python, quindi diciamo, questo è un esempio per allocare un oggetto di tipo Memory View, ma basta andare sulla documentazione di Python per allocare qualsiasi tipo di oggetto e per inventarsi qualsiasi tipo di conversione custom verso un oggetto Python. Qui tra i link utili dalla documentazione ho messo anche il link alle regole di ownership che se si scrivono delle estensioni C++ a Python o in C, sono delle regole che vanno studiate, a cui vi rimando. Sostanzialmente sono le regole per cui lato C++ decidiamo di incrementare o decrementare il contatore dei riferimenti agli oggetti che stiamo maneggiando. In questo caso non serve fare nessuna modifica al numero di riferimenti perché la funzione PyMemoryView from memory che alloca un oggetto di tipo MemoryView lo alloca già impostando il numero di riferimenti a 1 e quando questo oggetto è restituito, il puntatore di questo oggetto è restituito dalla funzione convert, l'ownership di questo oggetto è passata al chiamante, quindi il chiamante si ritrova già in mano un oggetto con il numero di riferimenti impostato a 1 e non c'è da fare, non ci dobbiamo preoccupare di altro in questo caso. Una volta definito il metodo per convertire dal tipo MyView al tipo MemoryView nativo di Python, bisogna informare Boost Python dell'esistenza di questo metodo e quindi si usa il template to Python converter che ha come argomenti il tipo sorgente, diciamo, e poi il nome della struttura che ospita il metodo statico che serve per convertire da C++ a Python il tipo MyView. E questo ci basta per informare Boost Python del nostro convertitore custom. A questo punto possiamo aggiungere alla nostra classe, che è sempre la MyClass di prima, un metodo che restituisce una variabile di tipo MyView. In questo caso mi sono immaginato di restituire
di restituire semplicemente il puntatore al primo carattere della stringa name che mi immagino, che mi sono immaginato possa, diciamo, ospitare il valore della proprietà name che abbiamo definito prima, e quindi a destra vedete che il metodo getNamePointer restituisce un'istanza di myView al quale viene passato il puntatore al primo carattere e la lunghezza della stringa. Come prima, bisogna prima esportare, quindi informare la libreria Boost Python che abbiamo aggiunto una nuova proprietà alla classe MyClass. Abbiamo aggiunto la proprietà NamePointer, e in questo caso, come vedete, la proprietà NamePointer è aggiunta in sola lettura, cioè al method property gli passiamo soltanto il riferimento il riferimento del getter. Fatto questo, diciamo ormai il pattern l'abbiamo capito, aggiungiamo la proprietà NamePointer anche alla classe MyClass, aggiungiamo il type int per dire che la proprietà NamePointer restituisce un memory view e proviamo il codice che abbiamo scritto. Quello che faccio in questa prova è ovviamente importare il package, allocare un oggetto tipo MyClass, dopodiché alla proprietà a.name viene assegnata una stringa e poi tramite il getter namePointer andiamo ad ottenere un oggetto di tipo memoryView. Che in questo caso, per dimostrare la validità dell'esempio, prima viene stampato diciamo, senza conversione, dopodiché viene convertito a bytes, giusto per mostrarne il contenuto. E infatti l'ultima linea mostra la proprietà namePointer che da tipo memoryView viene convertito a bytes e viene visualizzato come una sequenza di byte. Quindi a questo punto abbiamo capito come si può convertire un tipo C++, si può aggiungere un convertitore custom da un tipo C++ a un tipo Python. Diciamo, la cosa interessante di questa conversione è che non vengono fatte copie in memoria. Ora, in questo webinar non farò questo esempio, però quando ci vedremo di persona, quando faremo il nostro laboratorio, potremo provare a modificare il contenuto della stringa, che in questo caso a.name vale John Coltrane. Possiamo provare a modificare il contenuto di questa stringa lato C++ con un metodo che può andare a modificare qualche carattere in memoria e a quel punto rivalutare la proprietà namePointer lato Python e convincerci del fatto che l'oggetto memoryView in Python è effettivamente una vista su proprio quella zona di memoria e che non viene effettuata nessuna main copy. Dicevo, abbiamo visto come si può aggiungere un convertitore custom tra un tipo C++ e un tipo Python e ora vorrei fare un esempio che fa vedere come si può aggiungere un convertitore custom che funziona in entrambe le direzioni. Quindi ho scelto un tipo semplice di Python che è il tipo bytes e quindi ora vi faccio vedere come si può convertire un array di byte da C++ a Python, quindi arrivare in Python con il tipo bytes e come si può accettare l'ingresso a un metodo C++ un array di byte che è stato convertito da un tipo Python, bytes. In questo caso, diciamo, sottolineiamo il fatto che ogni volta che convertiamo un array di byte verso il Python e viceversa, viene effettuata una copia in memoria del contenuto dell'array. Quindi, come avete visto finora, noi possiamo aggiungere dei convertitori custom che vengono utilizzati da Boost Python in base al tipo restituito o accettato come parametro dal metodo C++. Quindi non è possibile definire un convertitore di tipo che è diverso tra due metodi che restituiscono lo stesso tipo C++.
Quindi io di solito, diciamo, per abitudine, se voglio convertire un tipo, diciamo, base della libreria standard C++, come in questo caso, in cui voglio convertire uno standard vector, mi definisco una classe che è una sorta di typedef, no? Di using, giusto per avere la granularità e la flessibilità che voglio, perché se per esempio avessi una classe C++ che espone un metodo che restituisce anche quello un altro vettore, un STD vector di byte, potrei voler definire un convertitore custom differente per quel metodo e quindi io, diciamo, mi ridefinisco il mio metodo custom my byte array, anche se, scusate, il mio tipo custom my byte array, anche se in questo caso non fa niente e mi serve solo come identificatore. Quindi, per convertire il tipo C++ verso il Python, l'abbiamo visto prima per il memory view, possiamo utilizzare lo stesso meccanismo, quindi mi definisco la mia struttura che chiamo my byte array to bytes, che indica la conversione da my byte array al tipo bytes, e poi mi definisco anche il mio metodo convert, che in questo caso alloca come prima un oggetto Python di tipo bytes e lo alloca con quella funzione PyBytes from string and size, che è una funzione anche quella di libreria delle librerie di Python. E che accetta un puntatore all'inizio dell'array e una size, è abbastanza intuitiva. Anche in questo caso, in basso a destra ci sono i link a tutte le letture che mi sembrano interessanti, e anche in questo caso non abbiamo problemi di ownership perché ritorniamo direttamente un oggetto che è stato allocato e quindi il suo contatore di riferimenti è 1 e passiamo l'ownership al chiamante. Invece, per la conversione da Python a C++ abbiamo bisogno di due metodi. Il primo metodo è questo, è il metodo convertible, che io aggiungo a una struttura che in questo caso si chiama myByteArrayFromBytes, è una struttura diversa dalla precedente, e questa è una struttura che contiene i metodi per la conversione da Python a C++. Ci sono due metodi che ci interessano. Il primo è convertible, che informa, che informa il chiamante, o comunque diciamo boost Python, se de de del fatto che un oggetto Python sia o meno convertibile verso il mio tipo C++. È un check che viene fatto a runtime, ovviamente. E in questo caso io ho implementato questo metodo così, utilizzando il metodo PyObjectGetBuffer. Il metodo PyObjectGetBuffer è un metodo che prova diciamo, estrarre, diciamo, prova a capire se l'oggetto Python che gli viene passato implementa il protocollo buffer, quindi l'oggetto Python può essere di qualsiasi tipo, basta che da questo oggetto io possa ricavare un array di byte sostanzialmente. E diciamo la funzione PyObject getBuffer mi restituisce un intero diverso da zero, in particolare mi sembra che restituisca meno 1, ma in questo caso basta fare il check che sia diverso da zero, perché se la funzione ha successo restituisce 0, e in quel caso noi possiamo capire che l'oggetto che ci hanno passato è di tipo può essere convertito verso un oggetto bytes. La cosa importante è che bisogna rilasciare il buffer dopo averlo ottenuto, altrimenti diciamo, l'oggetto rimane in uno stato loccato. Quindi questo è il metodo statico che dice, che informa la libreria del fatto che un oggetto Python possa essere convertito verso bytes.
E questo è il metodo, questi sono i due metodi che ci interessano. L'altro metodo che è importante è il metodo Construct, che si occupa di costruire l'oggetto Python a partire da, scusate, che si occupa di costruire l'oggetto C++ a partire dall'oggetto Python passato. Questo codice è un po' complicato, ma diciamo, questa è la versione minima che sono riuscito a fare. La cosa, diciamo, il codice, diciamo, sensibile che ci interessa di più è questo. È un esempio che si trova nella documentazione di Boost Python, quindi è largamente documentato. Le uniche cose che mi sento di evidenziare sono queste. La prima è che a questo metodo viene passato questa struttura data che contiene il membro storage e poi bytes, che contiene sostanzialmente il puntatore a un'area di memoria in cui noi dobbiamo allocare l'oggetto C++ che stiamo per costruire. Quindi la chiamata alla new la facciamo passando anche l'indirizzo di memoria in cui vogliamo che l'oggetto venga costruito. Dopodiché, una volta costruito l'oggetto, ci copiamo dentro il buffer che ci hanno passato e lo facciamo chiamando la get buffer e la release che abbiamo visto prima e poi chiamando in mezzo questo pybuffer to contiguous, che sostanzialmente è una funzione sempre di libreria Python che copia il buffer sorgente verso una zona di memoria contigua. Quindi ripassiamo direttamente il puntatore al nostro array C++ che abbiamo allocato e ci pensa questa funzione a fare la copia del contenuto dell'array. Una volta definiti questi metodi, dobbiamo informare Boost Python dove sono e come si chiamano, che abbiamo definito queste due strutture. E lo facciamo con il metodo toPythonConvert che abbiamo visto prima, e poi invece per la conversione da tipi Python a tipi C++ utilizziamo Boost Python Converter Registry Pushback, al quale passiamo il metodo convertible, il metodo construct, e l'ID del tipo verso cui vogliamo convertire il tipo Python. Come abbiamo fatto prima, a questo punto, una volta che abbiamo definito il tipo, definiamo anche una proprietà con il setter e il getter per utilizzarlo. E in questo caso aggiungo alla classe MyClass una proprietà che ho chiamato name, as bytes, cioè che non è altro che la proprietà name che questa volta viene esposta come un array di byte. Quindi il getter costruisce on the fly un oggetto di tipo MyByteArray e lo restituisce passandogli il puntatore al primo carattere della stringa e la lunghezza e l'iteratore, insomma, l'iteratore, il puntatore al carattere dopo l'ultimo carattere della stringa. E poi invece il setter riceve un array di byte e alloca una nuova stringa alla quale passa il puntatore all'array di byte e la sua lunghezza. Come prima, aggiungiamo al file core.cpp questa linea dove definiamo la nuova proprietà, che ho chiamato name as bytes e che ha il suo getter e il suo setter. Poi, sempre con lo stesso pattern, definiamo la stessa proprietà nel piccolo wrapper Python che ho interposto fra la classe C++ e il mondo esterno e dopodiché si può provare. Nella prova che ho fatto, ho prima impostato la proprietà name. Ho fatto vedere che qui c'è una linea che manca nell'esempio, perché name is byte, la proprietà name è già impostata già col train, prima c'era sicuramente un setter. Però, diciamo, dal risultato si vede che
sia la proprietà name che la proprietà name as bytes contengono la stessa stringa, solo che in un caso la stringa viene convertita all'oggetto str di Python, nell'altro caso viene convertita a un oggetto di tipo bytes. Le ultime due righe fanno vedere che si può, che diciamo cambiando la proprietà name, ovviamente anche la proprietà name as bytes viene aggiornata. L'ultima cosa che vi faccio vedere in questo webinar è come si possono convertire le eccezioni, come si possono gestire gli errori. Gestire gli errori è facile, esattamente come definire nuovi metodi e nuove proprietà, come abbiamo visto finora. Supponiamo di avere una classe MyException, che è una classe che è un'eccezione, un tipo di eccezione che ho definito per mia utilità. La classe MyException deriva dall'eccezione standard, dall'STD 2.2.exception, e nel costruttore decido di accettare un messaggio di errore. Oltre a definire la classe, ho definito anche un metodo statico, translate, che è un mio metodo di utilità, che lo vedete nella parte destra della slide, chiama la funzione PyRSetString che imposta l'errore nel mondo Python. In questo caso gli si passa sia il tipo di eccezione, il tipo di errore, che una stringa che diciamo leggibile, che informa l'utente del motivo dell'errore. Nei file, negli header delle librerie di Python per sviluppatori, quindi per costruire le estensioni Python, sono definiti tutti i tipi, runtime error è soltanto un esempio, sono definiti tutti i tipi di eccezione Python, e quindi possiamo anche mappare uno a uno, possiamo definire tutte le eccezioni che vogliamo in C++ e mapparle con i tipi di errore Python. Per provare questa nuova eccezione definita, si modifica ancora il file core.cpp e si registra l'exception translator, questo traduttore di eccezioni che traduce il tipo myException e imposta l'errore nel mondo Python. E quindi gli passiamo come argomento del template il tipo dell'eccezione che vogliamo tradurre e riferimento al metodo che effettua la traduzione. Per provare che questo funziona, ho definito un metodo sabotage alla classe. Ho aggiunto il metodo sabotage alla classe MyClass, che non fa altro che lanciare un'eccezione e gli passa una stringa di errore. La stringa di errore viene accettata dal costruttore e poi viene tradotta e passata al mondo Python. Quindi una volta il pattern è sempre lo stesso, prima si definisce il metodo sabotage nella classe C++, poi si definisce anche nel wrapper Python e alla fine si prova. E si vede che nel mondo Python è stata sollevata un'eccezione di tipo runtime error, e come vedete diciamo, è stato definito sia il tipo dell'errore che la stringa di errore che abbiamo passato dal C++ al Python. Eccola qua. Io con questo ho finito la mia presentazione, vi ringrazio e ripasso la parola a Pietro. Ciao Gianni, allora di nuovo ciao a tutti e a tutte. E, sì, c'era una domanda, ho visto, la vedo ora, però mi sembra riferita, è contestualizzata a qualcosa. C'è una domanda che dice: non ho capito la classe C++ quando viene compilata. Ora, a occhio, era verso le slide 17, roba del genere, che era stata Sì, fatta questa domanda, non so se. la andiamo a cercare.
Sostanzialmente la classe C++ viene compilata nel momento in cui si costruisce il modulo Python. Quando si fa pip install, gli diamo il path alla root dei sorgenti. Viene prima compilata una libreria C++, dopodiché viene impacchettato tutto il modulo e viene copiato nella directory dei package di Python. Io non so se l'autore della domanda è ancora online. A questo punto gli chiederei se ho risposto alla domanda. Vedo risposte, quindi o non è online in questo momento, o comunque si può dare per Ok, scontato che la risposta sia ok. stata esaustiva. Lo prendiamo per un sì. Aspettiamo ancora un pochino, ci sono delle... Sì, va bene, ok, risponde che non lavora con Python. Ok, comunque sì. C'è un'altra domanda che chiede se si possono passare tipi più complessi tipo STD vector sum class o STD map STD string sum class. Non so se puoi vedere la Q&A direttamente, Gianni, perché farti lo spelling Sì, è abbastanza incomprensibile, magari. È più semplice se vedi. Quindi ho risposto. sì, certamente si possono definire dei convertitori custom da tipi complessi a piacere. La cosa più, diciamo, nel caso in cui volessimo esporre, per esempio, una lista, un vettore di oggetti complessi, potremmo. Diciamo, se vogliamo esporre una lista, per esempio, di stringhe, Boost Python, mette a disposizione un tipo un tipo C++ che è Boost Python List, e questo tipo C++ è automaticamente convertito in una lista di oggetti nel mondo Python. Rimane il problema di convertire gli oggetti contenuti nella lista. Quindi dobbiamo definire un convertitore custom per il tipo degli oggetti che sono gli elementi della lista che vogliamo esportare verso Python. Se questo tipo non è un tipo base, per esempio, abbiamo visto che Boost Python converte automaticamente le stringhe, quindi se noi vogliamo convertire un vettore di stringhe, ora è un caso piuttosto banale, però un vettore di stringhe, un vettore di interi, e lo vogliamo convertire verso una lista nel mondo Python, basta che nella classe C++ definiamo un metodo che restituisce un oggetto di tipo Boost Python List e ci diciamo. Oppure magari facciamo un piccolo wrapper in C++ del metodo che vogliamo esporre e costruiamo l'oggetto Boost Python List aggiungendoci i vari elementi del vettore che vogliamo, del vettore della lista che vogliamo passare. Se invece vogliamo passare una lista di oggetti più complessi, allora dobbiamo definire un convertitore per quegli oggetti, oppure esporre un nuovo tipo verso il Python. Per esempio, abbiamo esposto il tipo MyClass verso il mondo Python. Possiamo esporre un altro tipo che è MyObject, per esempio, e quindi definire tutti i metodi e le proprietà di questo oggetto nel mondo Python e nel mondo C++. E poi quando andiamo a costruire nel mondo C++ la nostra lista di oggetti, accodiamo a quella lista gli oggetti che abbiamo definito. Non so se sono riuscito a rispondere alla domanda. Ora bisognerebbe fare un esempio pratico. Però ecco, diciamo, il succo è che sì, ci sono, il Boost Python definisce dei tipi di lista che vengono convertiti automaticamente, a patto che
Boost Python sia in grado di convertire anche nel mondo Python i tipi degli oggetti contenuti nella lista. Non vedo altre domande. A questo punto vi ringraziamo ancora per aver partecipato al webinar e ci vediamo al prossimo evento. Ciao. Ciao, grazie a tutti.